Per l'amor del cielo, spero che non passi qualcuno che mi conosca e mi veda fare questo immondo volantinaggio. Ah, povera me! Io non sono adatta a questi orrori, Bonilla. Io nacqui per l'arte. Non passa nessuno in questo luogo, è mai possibile? Io che pensavo che dopo il matrimonio avrei avuto un futuro da multimilionario e una degna vecchiaia. Tuttavia non mi rassegno. E sai perché? Perché oggi è il giorno, me lo sento, Malala. Oggi ci riuniremo con i milioni del defunto Saint-Jean, lo so. Ciao, chi si vede, cara mia? Oh, che allegria. Ciao, guarda chi c'è, Marta, Sofia. Faccia, carissimo amico mio. Amico mio, cosa hai fatto? Sei ingrassato. Ah, che bello tornare qui. Al passaggio dei baci, insieme a tutti voi. Ma come parli? Con l'accento del mio paese, Ho capito, ma sei solo una settimana che manchi. Una settimana? Beh, è un sacco di tempo. Il tempo ci cambia, ci cambia. Viaggiare fa male, non si capisce nulla di quello che dici. Sta calma, brutarpia. Non parlare così a mammina. Vuoi che la elimini dalla faccia della terra? Sto dicendo sul serio. Chiudi la bocca, stupido. Ne abbiamo bisogno per parlare col notaio. Sofia, carina, vieni qua e abbraccia la tua mammina. Sta ferma, lo sai perché sono qui. Piano con le parole o ti rimando indietro col tuo tanghero. Non è facile quello che non devo importa, dire. Franco, parla, ti chiedo per favore di parlare, però di' al conte bugiardo che non mi rivolga la parola perché lo getto dalle io scale. Io non ti ho mentito, non ho fatto nulla, è stata l'amica di Rosita a baciarmi, non sono stato io. Come? Questa è la versione del conte cacciatore al quale piace giocare amore, al gatto e topo alle mie spalle. Io non ti ho ingannata, nessuno ti ha ascoltato. Favore. Favore, smettila. Dico che neanche Massimo, Maria, aspetta un bambino. Io sto vengo, tu sarò padre. Tutto questo è incredibile. Non ci posso credere. No, Flor, no. Flor, papà, che ti prego, no, non è affatto una cosa bella. Papà. Io mi ero lasciato. Sì, 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 certo. Sì, chiaro, chiaro, non è una bella situazione. Ti capisco perché benissimo. Perché dici che non è una bella situazione, Massimo? È la cosa più bella che possa capitare. Franco diventerà papà, non dire così, incoraggialo. Complimenti, Franco, sul serio, sii felice, è molto bello. È la cosa migliore che ti possa capitare. Giuro, non volevamo, ma è successo. Sei molto giovane, Franco, molto giovane. E tu sei molto grande e non riesci a capire la situazione. Franco avrà un figlio e dobbiamo essere contenti per lui. A te piacerebbe avere un figlio? Beh? È solo una domanda, nient'altro. Maria, darling! Maria, come stai? Senti? Come stai, pancino? Bene, bene, Valentina. Vuoi dire qualcosa? No, 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 niente, però niente, davvero. Però questa tua cattiva energia non c'è il bambino. Valentina, basta. Dimmi, come l'hanno presa a casa? Male. Male, mio padre vuole che mi sposi. D'accordo, ma qual è il problema se ami Franco? Ragazzi, il problema è che Nicolas, io... amico! Bata, che sorpresa! Ciao, come va? Ciao. Valentina, come stai? Sto bene, ciao, bentornato. Ah, Maria deve darvi una notizia. No, niente brutte notizie perché già c'è mia suocera che mi fa impazzire. Sta tranquillo, tesoro, ti ho già detto che di lei mi occuperò io. Dai, Maria, raccontagli, faccia, tu già lo sai. No, cosa? Coraggio, Sofia. Andiamo che dobbiamo parlare. Oh, di meno arroganza. Abbassa quelle piume se non vuoi che volino per tutto il passaggio dei baci. Non capisco cosa dici, però mi sembra che tu stia mancando di rispetto alla mia Malala. Finiscila, altrimenti... Perché? Perché? Altrimenti che cosa fai? No, 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 calmati, amore. Allora ci penso io. Questo è da vedersi. Adesso muoviti e andiamo, coraggio. Togliele tutti i milioni, Malala, non negoziare. Mamma, stai andando? Sì, e tu? No, mi sono appena liberata. Per favore, non ne potevo più di quella mascherata. Ora mi sta truccando un pochino. Mi sono tolta le lenti a contatto, ma ancora qualcosa non va. Ma sei rauca? No, non voglio che ascolti quella sciocca. Mettiamocela tutta, amore mio. Altrimenti Sofia e Flor finiranno per spennarci. Devi correre qua. Ma per favore, non preoccuparti di questo, perché saremo noi due ad affondare loro. Voglia, Rosita, dove essere? Dove essere, Fräulein Rosita? Sono qui, Greta! Ma dove essere? Dove? Devo avere illusione a orecchie e non essere da nessuna parte? Non ci posso credere! Ma si può essere più irresponsabili di così? Come è potuto accadere? Io non lo capisco! Un momento! Smettila di aggredirlo! Non capisci quanto la situazione sia delicata e importante? È molto bello, Franco! Qualcuno crescerà dentro un pancino! Sono molto felice! Basta, basta discutere, per favore, basta! Io voglio vedere come sta Maria! Voglio che la veda un medico per sapere se va tutto bene, lo capite? Bene, bene, facciamo una cosa. Io farò in modo che lei abbia una buona clinica e una buona ostetrica. Vedi che sai essere buono quando vuoi? Grazie.
Quando vuoi. Avete visto Fräulein Rosita? Io sento voce, ma non vedo. Deve essere da queste parti. Ascolta, io vado a cambiarmi. Tu pensa ai ragazzi. Tutto dentro un pancino. È la notizia più bella del mondo. Vado in camera mia. Dai, non mentire. Ti piace Julian, eh? No, Martin, non mi piace. Come no? Dai, dimmelo. Siamo amici. No, no, non mi piace quel ragazzo davvero. Ma allora, se non è lui, chi è che ti piace? Ma che ti importa? Ma vattene, che ti interessa? Certo che devo essere proprio stupido per discutere con una bambina capricciosa. Accidenti. Sono una tonta. Che succede, Roberta? Niente. C'è qualcosa che non va? Beh, vediamo se posso aiutarti. Perché non mi racconti che cos'hai? Lo sai che ogni volta che parliamo resta sempre tra di noi. Dimmi, dai. Bene, io provo qualcosa per qualcuno. E che cosa esattamente? Insomma, che cosa senti? Ti piace qualcuno? Sì. Sì. Però si è un po' complicato adesso perché... Perché? Lo conosco da 2 anni. Non mi era mai interessato, ma ora non me lo posso togliere dalla testa. Aspetta. Chi è che non puoi toglierti dalla testa? Martin. Martin. Oh. Sì. Ma bambina, per fortuna sei arrivata, amore. Guarda chi è tornata. Sì, sono tornata, ma perché parli in modo così strano? Sofia! Che allegria vederti in questo nido di serpi. Come stai? Bene, dopo ne parliamo. E tu come stai? Bene, perché? Per via dell'incidente. Bene, per fortuna bene, comincio a camminare meglio. Attenzione, perché parli così? Perché così parla la stupida di mia cugina. No, Ognuno parla come vuole e come può. Poverina. Per fortuna non sono tutti come lei. Vabbè, per favore, basta. Basta, mantenete la calma. Sedetevi, per favore. Sì, è meglio. Io non l'ho capito. Per favore. Ma... E vi ho chiamate silenzio. Perché ho ricevuto una richiesta dalla signora Marala, esatto. Per reclamare l'eredità. Che cosa? Avevo già ricevuto una chiamata da Florenzia che protestava. Sì, è ovvio. E la stessa cosa ha fatto Sofia, per la stessa ragione. Ha fatto bene. Io... Ecco perché vi ho chiamate, per porre fine a tutto questo. Va tutto bene, veniamo al punto, distribuisca gli assegni. Con calma, signora. Il signor Saint-Jean fu molto chiaro con le sue volontà. Sì. La prima lettera che io aprii diceva che dovevate lavorare unite e comportarvi bene. Lo stiamo facendo, conviviamo, lavoriamo unite, ci vogliamo molto bene. Ora andiamo sempre d'accordo, siamo 3 ragazze veramente d'oro. Veramente siamo 4 ragazze. Cosa significa 4? Vi prego. Siamo 4. Ma smettetela. Per favore, smettetela, signore. È molto chiaro che questa armonia non esiste, non va per niente bene. Com'è chiaro che non state convivendo, perché l'ho verificato. E che non lavorate insieme. Già, noi non abbiamo mai lavorato insieme, da nessuna parte. Che cosa stai dicendo? Loro non si permette. Non hanno mai fatto nulla nella loro vita. Siamo che andiamo d'accordo. Calma. Perché è nervosa, però si calma subito. Distribuisca le segni. No. Il signor Saint-Jean, prevedendo che questo potesse succedere... Allora? ...ha lasciato una seconda lettera. Oh, povera me. Che adesso vado a leggere. Ma è possibile? Quante complicazioni ci sono? Dentro la lettera ci sono gli assegni per caso? No. Bene, passiamo alle formalità adesso. Malala e le mie 3 care figlie. Se stanno leggendo questo è perché la mia volontà di unirle dopo la mia morte e formare la famiglia che io avrei voluto non si è compiuta. Come possiamo formare una famiglia con persone simili? È non parlare male del mio caro defunto Saint-Jean. Il cielo lo abbia in gloria e non ce lo restituisca posso mai più. Posso terminare? Sì, signore. Poiché non posso saperne i motivi, la mia seconda volontà è che tutta la mia fortuna vada in mano del mio primo nipote. Nipote? E io che faccio? Nipote e nipote va bene questo, però di me dice qualcosa a parte, no? Ci deve essere qualcosa su di me. Non dice nulla, per favore, calma. Sì, calma. È una pazzia, una sciagura. Mi piaceva scherzare o no? No. Papà voleva una famiglia. Papà voleva una famiglia. Saint-Jean, perché potevo mi ha fatto questo? Stare con noi, allora. Se foste andate d'accordo, ora avreste l'eredità. Su, dimostriamo al signor giudice che andiamo d'accordo. Notaio. Sei diventata buona, ora che ne sei fuori, è ovvio, Malala. Ah, visto? È lei che mi tratta male. Ma come? Io faccio tutto il possibile. No, lei non dovrebbe ereditare. Il signor Saint-Jean fu molto chiaro. Che cosa ha detto? Lui parla attraverso le sue carte. E non le puoi rispondere?
No, bene, io lo so che non può rispondere. Io dico che è ingiusto. Chi non ha figli rimane senza sosta. Il signor Santijan ha disposto un minimo di eredità da ripartire tra di voi. Ma il 90% va alla prima che aspetterà un bambino. Mamma, devo dirti una cosa. Scusa se non te l'ho detto prima, ma questa mi sembra una buona occasione. Sarai presto nonna? Bambina! Che gioia, che gioia! Va bene, è molto bello quello che provi, Roberta. È molto bello. Però questo proprio con Martin, lo so, non siete fratelli, però forse quello che provi è qualcosa che, a dire il vero, lui è più grande di te. Forse stai proiettando un'immagine. Non so, perché quando lo vedo sento qualcosa dentro e mi sento molto nervosa. Va bene. È per questo che ti dico che è molto bello quello che ti succede. Perché non lasci passare un po' di tempo, così le cose si accomoderanno e vedrai che passerà presto. Grazie, Massimo. Ascoltami, non parlarne con nessuno, eh? Ovvio, è un nostro segreto. Grazie. Ah, bambina, sono così emozionata che non ho più voce. Ma sei un genio. Certo, naturalmente vi vediamo. Sì, no? Certo che vi vediamo tutto. Sono tanto felice. Tanto felice. Ho dei dubbi che lei possa aspettare un bambino. Beh, sì. Questo è facile da dimostrare. Ha fatto le analisi? Sì, ho fatto un test a casa ed è andato molto bene, per fortuna. Che bella notizia. Sì, molto bene. Anche io volevo dire una cosa. Lo so che sei un po' confusa, mamma, però per la prima volta una spiegazione per la mia panciotta. E non è perché ho mangiato tanto, ma perché sono incinta. Ora vedremo chi lo è rimasta per prima, no? Bene, ora è il mio turno. Lo so che, ragazze, il mio amore è un po' turbolento, però avrete presto un fratellino. Lo chiamerò Pepito. Oh, mamma, non sai quanto sono felice. Scusi, ma questa è una cosa. Scusate. Ci prendono in giro, signor notaio. Scusate, cosa intendete dire? Che aspettate un bambino tutte e tre? Sì, non so loro, ma io sì. Anche io. E lei, signora, mi dica, lo è anche lei? No, lei no. Lei, signora, non conta. Perché il signor Santijan fu molto chiaro. Il mio primo nipote. Oh, Santijan, andrò alla Corte dei Diritti Umani. Questo non può essere, è discriminazione. Basta, per favore. E riguardo a voi, signore. Andate a questo laboratorio di analisi a fare il test di gravidanza. La prima che aspetterà un bambino erediterà la fortuna. Basta. Franco. No, Massimo, per favore, non farmi la predica. Adesso ho bisogno di risolvere la cosa. Va bene. Volevo solo dirti che non sono d'accordo per niente con quello che vuoi fare. Però sappi che sono qui per aiutarti se dovessi averne bisogno. Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Grazie. Vado a parlare con Maria. Va bene. Vai, mi prendo cura di tutto. Sì. Ciao. Vieni, Kongo. Con te di sicuro non dovrò discutere. Ciao. L'hai trovata, Roberta? Ti avverto che non è la sua giornata migliore, quindi... No. Cercavo te. Me? Sì, devo dirti una cosa. Riguardo cosa? Roberta.